dottore Calogero, siamo proprio qui davanti dove stanno vendendo i tamponi, ecco, la situazione è un po' critica come in tutta la parte del resto d'Italia, ecco. Ma a Taurianova sembra che siete molto attivi, molto presenti, ecco, le attese sono poche, ecco, e se ci aggiornate anche sulla situazione attuale di oggi. Sì, la situazione, insomma, la conoscete tutti, c'è una notevole richiesta di tamponi, anche se con le nuove circolari sulla quarantena è possibile fare ricorso ai tamponi regolari antigenici anche per quanto riguarda anche il fine quarantena. Nonostante ciò, come vedete, ci sono, ieri abbiamo solo nella piana di Gioia Tauro fatto circa 1100 tamponi, 1200 vaccini solo il centro vaccinale di Taurianova, poi ci sono gli altri centri, per cui si sta lavorando tantissimo, quindi dobbiamo fare un plauso a tutto il personale che opera in tutte le USCA e in tutti i centri vaccinali, perché si sta veramente impegnando al massimo per dare risposta ai nostri cittadini. Ecco, quindi situazione che sta ritornando alla normalità o ancora, diciamo, siamo alle prime, no, prime siamo, vabbè, i dati statistici a livello nazionale la dicono lunga, ieri quasi, non so, 178.000, mi pare, non ricordo, casi positivi, con un aumento purtroppo anche della mortalità, fa pensare che, insomma, maggiore è il numero delle persone infettate, maggiori sono i rischi di ricovero, quindi aumento dei ricoveri, anche purtroppo di mortalità, per cui si fa un ulteriore invito alle persone che non si sono vaccinate o che debbono fare la terza dose di affrettarsi, perché ne va di mezzo alla salute. Perché è vero che la variante Omicron, secondo me, diciamo, si dice che sia da una parte meno aggressiva, ma perché sulla popolazione vaccinata ci sono gli anticorpi, quindi l'aggressività del virus, la virulenza è molto più bassa. Ma chi non è vaccinato non è così. L'unica cosa che si riscontra è avere il risultato del tampone, addirittura c'è gente 10 giorni, 8 giorni. Questo sta diventando un problema. A chi si deve rivolgere? A chi non si deve rivolgere? Il problema non è, perché il laboratorio che abbiamo noi a Reggio lavora in maniera eccellente e lo stesso personale ha quadruplicato la propria attività, ma purtroppo c'è un limite anche legato non solo alle risorse umane ma anche agli strumenti che si hanno, per cui si fa ricorso anche ad altri laboratori di altre ASP, proprio per dare risposte. Questo probabilmente genera un ritardo e noi diciamo alle persone di avere un po' di pazienza, speriamo che la situazione possa migliorare, però ritorno a dire, c'è la possibilità anche di fare ricorso, come secondo le circolari recenti sulle quarantene, di utilizzare anche antigenici, diciamo, riconosciuti dei centri accreditati.